Vedete qui accanto a me Giuseppe Todaro e Alessandro Ornetta, che sono stati invitati proprio nella modulistica che noi abbiamo consegnato, quali altri due componenti. Nello svelarvi le deleghe che noi intendiamo far ricoprire a queste persone, c'è doverosa intanto una premessa. Intanto noi siamo concentrati sulla creazione delle opportunità di sviluppo e di lavoro per questa città. Quindi tutto il programma e l'azione amministrativa che noi pensiamo di dover intraprendere sarà caratterizzata dalla creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e lavorativo. Per cui voi vedrete che questa giunta punterà molto su questo particolare pilastro sul quale intendiamo battere in maniera incessante. Pilastro al quale intendiamo affiancare l'altro pilastro fondamentale, ed è stato per questo che la prima indicazione in giunta è stata quella di Rosi Pennino, perché noi riteniamo che non ci possa essere sviluppo economico in un contesto in cui non si combatta la povertà e l'esclusione sociale. Io ho scelto che oggi i miei figli vorrei che arrivassero a Palermo. Molto semplice il motivo della mia scelta. Io ho un'azienda, probabilmente loro sono favoriti, perché io ricordo a tutti che faccio l'imprenditore, ho 50 dipendenti, quindi diciamo, per me non è un lavoro, ma è bensì un credere a questa città, credere a un progetto. Io ho scelto Fabrizio, punto, chiuso l'argomento. Ho scelto il suo progetto, quello che sta facendo per questa città, perché è vero quello che si dice, 5.000, io ho tutti i miei amici che tutti i giorni parte un figlio per andare a lavorare fuori, forse una bellissima esperienza, però questa città che cosa diventa poi, non lo so. La mia legalità sarà questa, vigilanza, controllo, verifica, ascolto. Due certezze, io ho un bimbo di 5 anni e quindi il pensiero che questo mio bimbo che diventerà grande, andrà via a Palermo, in questo momento mi uccide. Quindi voglio costruire qualcosa, un po' di tempo ce l'ho per andare avanti e quindi dare a mio figlio fra 10-15 anni una città completamente diversa. Partiamo da due punti importanti. In questo momento la curva delle start-up in America, la famosa Silicon Valley, è l'unica che riesce a dare lavoro. Quindi io penso Palermo, non una Silicon Valley, ma qualcosa che somiglia alla Silicon Valley.